Grazie, ciao a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale. Allora, in questo video vi mostrerò come eseguo queste unghiette, ma più che altro è un video chiacchiericcio, giusto perché appunto dovevo farmi le unghiette e quindi ho deciso di filmare. Non è un video dove in particolare vi mostro come andarle a realizzare, perché appunto non è questo il mio scopo, non è il mio intento. Quindi nulla ragazzi, io vi lascio il video e vi mando un grande grande bacio. Inizio come sempre a rimuovere il vecchio prodotto, questo è un classico semi permanente, non ricordo neanche più la base che avevo utilizzato. Forse era quella di Passione Unghie, l'HD normale, sotto un po' di rosato che vedete precedente al lavoro fatto, al lavoro scusate precedente. Quindi inizio lo smontaggio. Ovviamente a giri bassi perché ho poco prodotto, devo andare a ricostruire, quindi poi andrò ad azzerare completamente il bordo libero. Vado piano piano, come vedete il cerchietto è giallo, quindi questa punta è super delicata ed è di La Femme, mi ci trovo benissimo, mi piace moltissimo appunto per la sua delicatezza, mi ci trovo divinamente, ve la straconsiglio, la trovate sul sito di Alias Cosmetics appunto, che è il rivenditore di La Femme, e avrete il 10% di sconto sull'ordine, guardate sotto nell'info box che vi scrivo sempre comunque i codici sconti attivi al momento e vi tengo sempre aggiornate di tutto. Ok, posso anche continuare poi con la lima, ragazze. Controllo sempre l'unghietta laterale per non andare, vedo che qua c'è una curvetta, quindi questa zona qua è quella con maggior prodotto e la vado quindi a consumare ancora un pochino. Ok, procedo adesso tutto con la lima, accorciando, tirando indietro le cuticole, insomma stessi passaggi che vi faccio vedere sempre e che non vi mostro perché vi annoierei. Dopo aver applicato i preparatori, vado a mettere la base, in questo caso uso la base Fiber di Passione Unghie, questa qui. Stesa molto sottile su tutta l'unghietta. Sempre un po' un'incognita per me riuscire a fare le unghiette a me stessa, quindi appena un po' di tempo ne approfitto. Non ero sicura di riuscire a fare il video, però alla fine ci sto provando e spero di riuscirci fino alla fine. Vado in lampada 30 secondi. Uscito dalla lampada vado adesso ad applicare la nail form. Utilizzo queste qua di La Femme che mi piacciono veramente veramente moltissimo. Quindi ovviamente si seguono i canoni per la forma che noi andiamo a realizzare appunto. Quindi andrò ad applicare la nail form. Ho finito di adattare la nail form alla mia unghietta naturale. Adesso procedo usando lui che è di Passione Unghie ed è il pink, l'extra cover. Allora ragazzi, intanto volevo fare due chiacchiere con voi, quindi ne approfitto perché volevo chiedervi appunto se avevate qualche consiglio, qualche richiesta per qualche video nello specifico. Non lo so, magari volete qualche nail art in particolare, adesso che arriva anche il periodo natalizio che io stramo, magari appunto volete che vi faccia uscire dei video periodici, magari che ne so io, facciamo una settimana intera dove escono alcuni video, magari alcuni li faremo anche su Instagram magari.
dove vi spiego appunto qualche nail art, qualche mini video appunto veloce, salvatempo, anche per usare magari glitter, perché verso Natale i glitter sappiamo bene che vengono utilizzati tantissimo. Insomma, qualche suggerimento su qualche video, qualcosa che vi piace in particolar modo o che vi interesserebbe vedere, lo sapete che io mi segno tutto e appena ho tempo, perché ragazze state diventando tantissime, quindi di questo io vi ringrazio, ma il tempo mi scarseggia tra il lavoro e gli impegni ovviamente familiari. Il tempo è sempre quello che è, quindi vi chiedo perdono se non riesco a stare esattamente al passo con voi, però vi assicuro che piano piano arriva tutto, riesco a fare tutto. Nel frattempo sto andando direttamente ad allungare, a fare l'allungamento con il gel pink di Passione Unghie, perché poi appunto andrò a fare un French superficiale, quindi vado a farmi già la struttura completamente con un cover, ok? E skippo il passaggio di fare allungamento con un clear, vado direttamente con lui, si può fare, lo faccio, ecco. Quindi mi allungo, faccio il mio allungamento direttamente con lui, lampada, rimuovo la Nailform e vado avanti. Però ecco, mi faceva tanto piacere sapere appunto se volevate qualche video in particolare su appunto le nail art periodiche, magari in base appunto al periodo in cui siamo. Fatemi sapere. Sono andata in lampada, qualche secondo resto e poi vado un pochino a pinzare l'allungamento. Resto pochino, non tanto, altrimenti se si polimerizza del tutto la pinzatura sarà inefficace. Quindi diciamo che non appena sento un pochino di fastidio, di bruciore, io esco e vado proprio in modo delicato e leggero a pinzare il mio allungamento, a stringere la Nailform, perché sappiamo che col calore tende un pochino a espandersi, ecco, e vado a stringere. Allora ragazze, come ho detto anche nell'intro, questo qua non vuole essere un video tutorial dove vi spiego la forma, ok? Perché per quello penso che ci siano i corsi dedicati e tutto. Io non mi metto a spiegarvi nel dettaglio le forme, i canoni, le regole, perché appunto non ne sarei in grado, non sono un insegnante. Vi mostro semplicemente il mio lavoro senza però regole o altro, e intanto ne approfitto appunto per chiacchierare. Completo la polimerizzazione e tolgo la Nailform. Ho tolto la Nailform, adesso con una quantità maggiore di prodotto vado a crearmi la struttura. Mi chiedete in tante come lavorare questo prodotto, perché appunto non è autolivellante, ecco, vedete anche dal barattolo che rimangono tutte le pennellate. Allora, innanzitutto il prodotto va un po' scaldato, poi col calore dell'unghia si lavora decisamente meglio. Vedete, io scaldo muovendo il prodotto, lui sarà meno duro e riusciremo a stenderlo, vedete, senza alcun problema. Scusate ragazze, mi si era bloccata la registrazione, fortunatamente ne sono accorta. Allora, dicevo, vedete che nel frattempo, vi assicuro che non è passato proprio 5 secondi, sono stata attenta, ma il prodotto non si è mosso. Vado a scaldarlo e a portarlo bene attaccato a cuticole e valli, cercando sempre di lavorarlo di pancia e non di punta. Sì, ovviamente poi con la punta io lo vado un po' a schiacciare. Se mi serve prendo altro prodotto, lo scarico. Il pennello, se me lo chiederete, che sto usando è il pennello di Bonpretti, che vi feci vedere in qualche video fa,
adesso non nell'ultimo questi qua, ma che mi sono arrivati, ma quelli prima ancora. Quindi completo la struttura, cerco di mettere il prodotto dove mi manca, insomma rispettando appunto i canoni della forma che sto andando a fare, e mi facilito il lavoro non mettendo troppo prodotto, bensì mettendo già la giusta quantità, di modo che nella limatura non ci perdo l'anima. E basta, cerco un po' di perfezionarlo e poi vado in lampada. Uscita dalla lampada, vado a sgrassare bene e procedo con la limatura. Una volta finita la limatura, le fasi della limatura, vado con il pennello fine e il paint per non far spessore, quindi utilizzo un colore che sia molto molto pigmentato, a fare il French in superficie. Quindi per prima cosa stabilisco più o meno diciamo l'altezza del mio French, da qua quindi vado a tracciarmi le mie righe che poi piano piano si incicciottiscono, scusate, per essere il più possibile asimmetrico. Difatti l'unghietta la dobbiamo guardare da più prospettive, di modo che se il French non ci risulta, noi possiamo tranquillamente andare a sistemarlo. Eccole qui, le ho sigillate, ho aggiunto degli stickers che vi ho fatto vedere nello spacchettamento di Bonpretti, e nulla, queste qui sono le mie unghiette terminate. Io quindi spero tanto che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Vi mando un grande bacio, ci vediamo come sempre al prossimo video.